È dura sostituire i biscotti? Certo. È dura sostituire il cornetto della mattina? Non ti pensare che il cornetto integrale faccia meno male. Benvenuti al secondo video, grazie della fiducia. E in questo video vedremo cosa? I trucchi che ho utilizzato nel percorso chetogenico, che all'inizio, credimi, ho fatto veramente tanta fatica, un po' come tutti, e ti darò anche 3 suggerimenti da non sottovalutare. Dunque rimani sintonizzato sul canale perché ne vedrai delle belle. Prima di rivelarti il trucco, voglio spiegarti meglio perché keto. Anzi, proprio per questo ho scritto un PDF che voglio regalarti, ma te ne parlerò dopo. Invece per te, che magari è la prima volta che senti la parola chetosi, voglio spiegartela. Che cos'è la chetosi? O meglio, che cos'è lo stato di chetosi? La chetosi è uno stato naturale che possiamo provocare al nostro corpo, semplicemente abbassando il livello dei carboidrati. Abbassarlo di tanto, all'incirca 30 carboidrati al giorno. Ti faccio un esempio, una banana media a 35 grammi di carboidrati. Piuttosto, che cosa accade al nostro corpo se andiamo in chetosi? Questa è la domanda vera. Il nostro corpo, nello stato di chetosi, brucia un altro tipo di carburante. Mentre prima il carburante prioritario erano i carboidrati, una volta creato lo stato di chetosi, il carburante diventano i grassi e i chetoni. Ora, che cosa accade quando sei nello stato di chetosi? Proprio perché uno dei carburanti diventano i grassi, cominci ad asciugarti, a dimagrirti, a stare meglio. Questo è solamente uno dei benefici dello stato di chetosi. Aumenta il focus mentale, dormi meglio, la pelle è più rilassata e sembri veramente più giovane. Non hai più quei momenti di stanchezza che solitamente hai quando consumi tanti carboidrati, ma avrai un'energia diversa, una focalizzazione diversa. Nel mio caso ho risolto un grandissimo problema con il reflusso gastroesofageo. Se ti fa piacere, scarica qui sotto la guida Perché Keto, è gratuita, come sempre i miei contenuti di Keto Lifestyle saranno. Se ti fa piacere, condividilo con le persone che potrebbero essere interessati. A cosa? A stare meglio. Anche persone che potrebbero anche avere come obiettivo il dimagrimento. Io ho diverse esperienze da raccontarti, diverse trasformazioni, ma piano piano te le racconterò tutte quante, perciò ti consiglio di rimanere sempre sintonizzato su questo canale. Ecco il concetto base della chetosi, la riscoperta dei grassi buoni e l'abbassamento degli zuccheri. Dobbiamo fare un po' di rinunce? Beh, sì, qualcosa sì, ma se io ti dicessi che puoi stare meglio, dimagrire, o comunque stare in una condizione di benessere invidiabile, credimi, invidiabile, mangiando panna e cioccolato? Dunque non bisogna fare tantissime rinunce, forse qualcuna sì. Ma ricorda qual è il motivo per il quale stai vedendo questo video, perché abbiamo un trucco, la sostituzione. Ora, come potrai vedere in questo video, ho fatto una vera e propria trasformazione da così a così. In 3-4 mesi, in pieno lockdown, e credimi, lo dico con la massima umiltà, lo dico semplicemente perché voglio raccontarti come ho fatto. Questi video hanno solamente un motivo di educare le persone a provare, a testare, perché credimi, tanto come si dice a Roma, le chiacchiere se le porta via il vento, bisogna testarle, provarle su te stesso. Ora, quali sono i trucchi che ho usato? Il primo, imparare a mettere nel carrello della spesa le giuste cose. Mangiare delle cose che ti fanno bene, sostituendole a delle cose che stai mangiando adesso e che ti fanno male. Un altro trucco è cercare di non avere delle tentazioni in casa. Dunque dolci, vino, birra, per la prima fase è meglio non acquistarli. Perché? Perché la tentazione sta sempre dietro l'angolo. Il terzo trucco è fissare una data di inizio e una data dove poi avrai il tuo giorno libero. Ti devi tuttavia crearti un obiettivo, una finestra, dove sai che per 10, 12, 14, 15 giorni riesci a educarti a fare questa sostituzione di cibi. Poi avrai la tua giornata free.
E ci sono tantissimi altri esempi di abitudini che noi abbiamo da tantissimi anni. Si può tranquillamente sostituire la colazione della mattina con uno degli alimenti migliori in natura. Le uova. Due uova, magari con del prosciutto, magari aggiungendo non del burro, ma del burro chiarificato, che fa le cose senza lattosio. Aggiungendo la mattina del parmigiano, magari stagionato 40 mesi ancora meglio. Usando senza nessun tipo di problema l'olio extravergine d'oliva. E mangiare altri snack, magari non il tramezzino. Utilizzare anche prodotti che non sono mai stati usati, per esempio l'olio di cocco, che è un grandissimo trucco. Io per esempio la mattina lo prendo con il caffè. Sono abitudini nuovi? Sì. Ci vorrà un po' di pazienza per cambiarle? Sì. Tuttavia, devi pensare e concentrarti su quanti benefici il tuo organismo avrà in stato di chetosi. E soprattutto, voglio ricordarti una cosa. Andrai immediatamente in chetosi? No, assolutamente no. Per arrivare in chetosi ci vogliono spesso settimane. Infatti la mia strategia qual è? È che dal punto di partenza dove ti trovi A al punto B dove noi dobbiamo arrivare, c'è un percorso da fare. In mezzo c'è un'alimentazione low carb, un'alimentazione a basso utilizzo e consumo di carboidrati. I carboidrati come il pane, come la pasta, come la pizza, come lo zucchero logicamente, tutte le bevande gassate, il vino e la birra. Anche se il vino rosso, un bicchiere al giorno si può tranquillamente bere. Un buon vino. Ora, come vedi, all'inizio mentalmente si fa un po' fatica, ma come al solito, se tu sostituisci. Se poi sei un amante del dolce, come la vedi una colazione? Panna, cioccolato e caffè. Va bene tutto il cioccolato? No. Il cioccolato però è uno degli alimenti migliori per la dieta chetogenica e soprattutto per la salute. L'importante è che sia almeno dal 90% in su. Dunque è possibile alimentarsi in maniera sana senza rinunciare al gusto. Questo è molto importante. Sarà una sfida. Magari ti aiuterò io a creartela questa sfida di 10, 12, 14 giorni e poi avrai il tuo giorno free. Nel prossimo video vedremo l'errore numero 2. L'eliminazione totale dei carboidrati? Assolutamente no. Vedremo quali tipi di carboidrati assumere e quanti. Ciao a tutti, ci vediamo nel prossimo video. A presto!